All'orogia al Stadium Manuzzi di Cesena, nella 28esima giornata, il Pineto cade sul campo della capolista del girone B. 2-0 per i romagnoli con i gol, entrambi arrivati nella ripresa, di Corazza e Ogunseye. Il Pineto però gioca un grande primo tempo, alla pari con la corazzata del campionato lanciatissima verso la Serie B. La squadra di Beni imbriglia la capolista con Teraschi esterno alto, fondamentale nell'arginare Adamo sulla fascia sinistra, e punzecchia con Volpicelli e gli onnipresenti Sannipoli e Germinario. Prima della mezz'ora, grande chance per gli abruzzesi con Gambale, smarcato da un tacco illuminante di Germinario sulla palla in verticale proprio di Volpicelli. L'ex attaccante dell'Avellino, occhi negli occhi con il portiere, calcia male e si fa parare la palla del possibile vantaggio. La partita resta in equilibrio, ma prima dell'intervallo arriva l'episodio che condiziona il pomeriggio dei biancazzurri di Beni. Lancio lungo di De Rose per Corazza, che scatta tra i centrali pinetesi e rischia di trovarsi tutto solo davanti alla porta. Tonti esce in modo azzardato e tocca l'avversario fuori dall'area di rigore. Rosso diretto per il portiere. Pineto in 10 alla fine del primo tempo. Beni toglie dal campo Gambale per inserire il 12esimo Mercorelli. Poi nella ripresa decide di giocarsela con Ciacchi in attacco accanto a Volpicelli, richiamando Teraschi. Toscano invece inserisce la fretta Carbò, che risulta il migliore in campo. L'attaccante spacca la partita con i suoi strappi e la sblocca bruciando Baggi al 20esimo e mettendo al centro dell'area la palla che Corazza deve solo spingere in porta da due passi. Il Pineto accusa il colpo, la capolista continua a premere, ma trova il raddoppio con il entrato Ogunseye in modo assolutamente casuale. Al 35esimo, da un tiro ciabattato di Pieraccini, l'ex attaccante del Foggia si ritrova la palla sul destro e la spedisce all'incrocio, chiudendo la partita. Il Pineto perde per la prima volta contro il Cesena al quarto confronto della sua storia con i romagnoli, ma torna a casa a testa alta e con la voglia di riscattarsi subito in casa venerdì prossimo contro la Carrarese.